Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini ha spento 30 candeline, un traguardo importante per un ente chiamato a svolgere un compito delicato e fondamentale, come quello della salvaguardia e valorizzazione del contesto naturale dei Sibillini. 20 anni di conservazione e tutela dell'ambiente che ci restituiscono oggi un contesto naturale e ambientale di straordinario valore, pressoché incontaminato, caratterizzato anche da una biodiversità altrettanto straordinaria. Solo per elencarne alcune, le attività che si fanno nel parco sono ad esempio il monitoraggio e tutela di specie animali, in special modo di quelle reintrodotte, e vegetali preziosi per la biodiversità, analisi tecniche e scientifiche mediante la collaborazione di specialisti e di università, conservazione degli habitat delle specie comunitarie, controllo di specie dannose alle attività tradizionali, controllo delle manipolazioni ambientali sia di tipo urbanistico che di utilizzo di risorse naturali, indispensabili per la collettività, anche al fine di conservare il paesaggio naturale e tradizionale e il controllo e reindirizzo dei flussi turistici. Per l'evento che ha dato il via ai festeggiamenti sono stati 3 gli step. Il primo con la narrazione del Parco dei Sibillini, dove si sono alternate e narrate storie e leggende. A seguire il momento goloso, un percorso di gusto interpretato dallo chef stellato Enrico Mazzaroni. Si è concluso poi con lo show dal titolo Sibillini che spettacolo, che ha visto intermezzi musicali e testimonianze di vari personaggi che hanno vissuto in prima persona i Sibillini in questi anni. Il parco per me è stata sempre una grande emozione ed è stata sempre un'immersione totale nella natura e diciamo così un elemento egocentrico, non antropocentrico, e io credo che il parco, ecco, sia stato fondamentale ed importante nel momento della mediazione che ha dovuto svolgere appunto soprattutto nella fase sismica e post-sismica.